Siamo sempre qui con il nostro Tommaso J. Allora, ricordiamo a chi si fosse sintonizzato solo adesso il piatto che ci stai facendo e che ingredienti e dove siamo arrivati. Ok, allora stiamo facendo un risotto mantecato con la rapa rossa, i cuori di pollo e il dragoncello. Come ingredienti appunto abbiamo il riso, il grana, il burro, il porro maturato, la rapa rossa in crema o quantomeno insomma da poter fare, il dragoncello, i cuori di pollo e un fondo bruno, diciamo un fondo di pollame, oltre al brodo vegetale e al vino. Ok. Allora, siamo arrivati al punto in cui il nostro risotto sta andando in maniera tranquilla e placida e quindi noi chiudiamo due o tre preparazioni e facciamo la cremina sopra, ovvero prendiamo appunto, ora le nostre rape ancora non sono proprio pronte. Okay. Quando sono già morbide e cotte. Quando sono morbide gli diamo una frullata. Semplicemente così, senza mettere nient'altro. Senza mettere nient'altro, okay. Perché poi comunque andiamo a aggiustare il tiro direttamente del risotto. E il risultato poi sarà questo qua. Sarà un semplice frullatore, immersione. Sì, insomma, un frullatore a immersione o a bicchiere. Ecco, un questa blender. Cremina comunque densa. Esatto. Densa. Okay. Io allora qui faccio qualche altro cuore di pollo perché a me piace che ci siano e si sentano, quindi andiamo a fare un altro paio di cuori da mettere all'interno. Poi togliamo la parte grassa perché aumenterebbe comunque il sapore, poi chiaramente il grasso ha un sapore più forte ovviamente, okay. In tutto, se vogliamo, se ci piace il sapore ma a volte ci sembra troppo forte, possiamo usare uno stratagemma per eliminare un po' di sangue che sta all'interno del cuore, che è quello di mettere magari la sera prima, se abbiamo tempo di comprare la sera prima, in frigorifero con acqua e ghiaccio. Questi cuori già puliti in questo modo li mettiamo in acqua e ghiaccio e per diciamo differenza termica si va a estrarre un po' parte più sanguinolenta che ci sta all'interno. Benissimo. Però insomma non è un sapore forte come può essere una carne rossa al 100%. Certo. Diciamo questo è l'aspetto più forte un po' del pollo. Allora, torniamo sul risotto che a questo punto diciamo è a circa metà della nostra cottura. A metà della nostra cottura io vado ad aggiungere invece che altro brodo vegetale per dargli un po' più di forza e un po' più di sapore di pollame, appunto questo qui che si vede è abbastanza gelatinoso. Sì. È un fondo, un brodo, quindi fatto con gli scarti del pollo quindi c'ha parecchio collagene, chiaramente gli scarti sono le ossa e quindi ci dà la possibilità di avere un sapore bello intenso. Brodo e poi? Faccio questo brodo e poi praticamente lo restringo molto fino a quando arrivo a questo punto. Non è proprio un brodo perché inizialmente nei fondi le verdure vengano soffritte in maniera generica, poi ognuno anche lì insomma ci sono varie scuole di pensiero, ma il concetto. Poi allora non ci avessimo come possiamo ovviare per poter fare più o meno questa ricetta? Si fa direttamente con il brodo vegetale, non è un problema. Vabbè. L'importante è se evitate di usare i dadi, meglio. No, beh, quello sì. Però, diciamo che comunque noi adesso ci andiamo ad aggiungere, appunto, visto che siamo a metà di questa cottura. Anche perché il brodo ti fai una doccia e quello è già fatto, cioè il brodo vegetale non è che ci vuole un'intera. No, ci vuole un secondo, anzi con gli scarti, con quello quello che... Magari ecco, nel brodo vegetale, io vi vado a mettere tanti cuori all'interno che comunque si vanno a cuocere e di per sé quindi si va a creare comunque un brodo nostro dentro, quindi non è che ne abbiamo bisogno, io lo do solo magari per dare più struttura. Più struttura, certo. Diciamo che da un punto di vista del brodo vegetale, chiaramente quando si va a fare un brodo più complesso si fa, più abbiamo soddisfazione alla fine e quindi ci vogliamo mettere un pezzo di cavolo nero avanzato, un pezzo di buttiamoci, insomma, tanto gli dà semplicemente più sapore e poi si va a ricercare un po' l'umami. Svuota frigo e salva tasche, così almeno non buttiamo via niente. Esatto. Poi c'è questo concetto dell'umami che viene un po' una quantità di sapori che ti danno una botta, un'intensità iniziale forte e quindi noi ce la creiamo così senza andare a fare cose strane. A questo punto faccio una riduzione ancora maggiore del nostro brodo. In questo caso, se non avete il fondo diciamo bruno o di pollame,
è un po' più difficile, però insomma si può, è un aspetto finale anche di guarnizione, certo, che è più da ristorazione che ovviamente chef, casalinga. Qualcosa sì. Lo metto sul fuoco in modo che, e questo qui ora si vedrà che si inizia a sciogliere, si vede subito, è molto sì, evidente, e come prende la temperatura un po' più calda sui 37 gradi va a sciogliersi. Lo metto lì a fuoco alto perché voglio che si riduca, perché poi quando lo metterò sopra lo metterò caldo sopra il risotto, voglio che resti. Si può usare anche un addensante se si riesce a farlo, diciamo, con il brodo e basta, meglio ancora. Okay. Pochi istanti prima di metterlo sopra il risotto ci vado a mettere i miei cuori di pollo, e in questo modo Li cuocio. Sì, no, ma cuocio. Poi insomma il cuore è anche un organo che ha tante proteine e elementi nobili, e si può anche, è un organo che si può mangiare anche crudo, per dire, anche la tartare di cuore di vitello, così insomma si può fare. Okay. Però chiaramente cotto ha meno un impatto. Ecco, inizialmente ha meno impatto forte. Allora, qui vado un po' in alzare e perfetto, scusate. E quindi qui ci siamo, diciamo, siamo in partita con questo risotto. A questo punto mancheranno veramente 3 o 4 minuti per essere tolto, quindi vado ad aggiungere la crema di rape rosse, l'aggiungo diciamo quasi alla fine in modo che le temperature si omogenizzino, però non troppo presto perché sennò vado ad ossidare il rosso e poi l'aspetto cromatico lo perdo. Non è che perdo anche un po' di nutrienti eccetera, ma insomma più che altro in questo caso è l'aspetto cromatico che mi interessa. Questi posso spostarli? Sì, grazie mille. Allora, prendiamo, iniziamo a girare, poi controlleremo, diciamo, anche il colore. Vedete come marca subito il colore, e quindi questo sarà un po' il colore che vogliamo alla fine, che ci darà anche un bel, una bella cromaticità del nostro piatto. Qui appunto mancherà un paio di minuti, poi qualche minuto prima chiaramente di essere esattamente cotto giusto, ovvero parecchio al dente. A me piace così. Perché no? Perché, diciamo, non sono l'unica a cui piace così. No, è bello, il riso è bello al dente. Ci vuole un po' al dente. Lo portiamo fuori dal fuoco, ci aggiungiamo il grana ed il burro e lo andiamo a muovere per mantecarlo. Okay. Muovendolo chiaramente con il burro, per dire, anche freddo, cioè proprio di congelatore, già scubettato, faremo ancora un'emulsione maggiore, monterà un po', avremo questo effetto di... Ah, quindi va messo, ok. Esatto, è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Insomma, poi si torna lì, sono tutte accortezze che uno può o non può fare, piacciono, a casa magari vediamo, o non piacciono, esatto. Però provarle anche, perché però può essere un modo per provarle e vedere la differenza, e quindi si sentiremo un po' chef anche noi, certo, a casa. Assolutamente. Bene, qui diciamo che ci siamo quasi, un secondino, io mi preparo quindi il mio burro, il mio parmigiano e poi le guarnizioni finali. Il brodo si sta restringendo, ma io lo metto, mi sposto qua, questo lo metto qui, almeno velocizzo. Non ti bruci, vero? No. No. Allora, ecco qui, abbiamo una giusta consistenza che ci permette appunto di non che non sia troppo liquido, però neanche troppo solido, perché poi deve essere all'onda, come si dice. Ci aggiungiamo il parmigiano, ci aggiungiamo il burro e poi alla fine controllerò il sale, chiaramente perché l'aggiunta di parmigiano dà una grossa sapidità effettiva a questo piatto, e di conseguenza avrò bisogno di controllare alla fine, ecco, il sapore, se no rischio di fare qualcosa, forse qui si vede meglio. Esatto, perfetto. Scusate. Ormai ha imparato tutto. Ormai sono veterani. Allora, qui appunto è sulla piastra, ma in realtà è spenta, ok? Quindi per capire. E stiamo andando a sciogliere il burro. Se riuscite a fare anche dei pezzettini più piccoli, ora
mi è venuto un pezzo un po' più grosso. Vabbè. Ma insomma, se ecco, ci mettiamo anche un numero grosso, così. In questo caso vado ad assaggiare adesso l'effettiva sapidità. Ci aggiungo un pochino di sale. Un pochino di pepe, mi piace. Dovevo mangiare io, intanto faccio. Vabbè, un po' di pepe ci sta, dai. Sì, un po' di pepe ci sta. La consistenza è giusta, quindi il tempo che si scioglie il tutto e ci siamo. Prendiamo il piatto intanto. Prendiamo il nostro piatto dove andremo a disporre al centro il riso. Poi qui abbiamo abbastanza ristretto a questo punto il nostro brodo. Ci andiamo a mettere dentro i cuori. Il tempo proprio che effettivamente questi cuori cambino colore da rosato diventino un po' più grigiastri, insomma quella la cottura giusta. Questo ancora ti serve? No, questo possiamo togliere. Benissimo. Benissimo, anche i cuori. Così. E andiamo a mettere il riso. Questo lo lascio, invece serve. Sì, grazie. Allora, mettiamo il riso all'interno del nostro piatto. La cremosità, secondo me, è questa, quella che ci permette anche di lasciarlo lì un secondo senza avere problematiche di dire mi si è eccessivamente indurito. Lo allarghiamo per bene. Scusate. Prego, prego. Voilà, pulisco. Ci siamo. Sì. E a questo punto vado se a riprendere. Serve, ce l'abbiamo. Ah, ecco, grazie, ecco. Scusate. Avevo perso la carta. La nostra carta. Che abbiamo pulito il piatto. Ci serve sempre. Pulito il piatto, andiamo ad aggiungere sopra i cuori, che a questo punto sono cotti con il suo brodo. Eccoci qua. E poi io ci aggiungo il dragoncello, che gli dà un aspetto vegetale interessante a tutto il piatto. Chiaramente, se non avete il dragoncello, ci sta molto bene, secondo me, anche il timo o qualsiasi altra erba aromatica che uno possa piacere. Esatto, quindi questo ci dà la possibilità di avere un aspetto vegetale, una guarnizione, un interessante abbinamento. Benissimo. Ecco qua il nostro risotto ai cuori di pollo, rapa rossa e col dragoncello, comunque con le erbe aromatiche che poi potete avere a casa. Grazie mille al nostro Tommaso Giai, grazie per averci dato anche tante alternative, tanti consigli. Ci hai fatto venire proprio la colina in bocca, sicuramente anche a voi, provate a farlo. Seguiteci sul nostro canale, seguiteci sui nostri social, scrivete, partecipate, perché la cucina è anche la vostra, soprattutto la vostra, che ci seguite sempre con tanto affetto. Alla prossima con Pirole di Sapori. Grazie Tommaso. Arrivederci. Arrivederci. Grazie.